Ciao a tutti cucci e ben ritrovati dal vostro Andreink91. Su Pokémon Ultrasole, oggi, sfida a campione della Lega. Chi trionferà? Il bene o il male? Dipende chi è bene, dipende chi è male. Anche se non credo ci siano questi problemi. Ad ogni modo, proseguiamo senza timore verso la meta. C'è Q qui. Niente allora. Complimenti, sei il nuovo campione della Lega Pokémon. O meglio, lo sarai se riuscirai a vincere anche la tua ultima sfida. Il tuo ultimo avversario sarò io. Scherzavo. Oh, sì. Dimmi che è Hau. Sì. Grande Hau, grande. Hau è il mio personaggio preferito di Pokémon Sole, Luna, Ultrasole, Ultraluna, quello che vi pare, perché è il personaggio che più ha subito un'evoluzione in tutto il corso della serie, più anche del personaggio principale che siamo noi. È il miglior PNG che io abbia mai visto in un gioco Pokémon. Per me è il mio personaggio preferito in assoluto. Se potessi scegliere chi essere in questo gioco, sceglierei Hau. Davvero, è il personaggio che ha avuto un'evoluzione maggiore e finalmente si merita di essere lui il vero campione della Lega Pokémon. O meglio, quello che dovrebbe essere lo sfidante per il campione, che poi saremo noi, o forse lui il campione. Io non ho mai capito bene questa cosa, sinceramente, in Pokémon Sole e Luna. Ma comunque sono contento che ci sia lui come ultima sfida. Sai, quando ho battuto il nonno all'apice della sua forza mi sono accorto di una cosa. Tu sei un punto di riferimento per me, Andrea. Ti ammiro tantissimo e penso che la tua squadra sia eccezionale. E quindi voglio affrontare anche te nella lotta all'apice della tua forza. E voglio vincere. E preparati, perché faremo scintille. È proprio nelle lotte fra allenatori che si conoscono bene, come due amici, che si tira fuori il meglio. Che la sfida abbia inizio allora! Lui parte con Raichu. Allora, non ho nessun problema, amico. Andiamo con Pietra Taglio. È fortino, eh? 59. Hey. Boom, baby! Se fosse andato a colpo a segno, fuoco al colpo, mi avrebbe fatto leggermente male. Non ho ricaricato i Pokémon. Ah, vabbè, chi se ne importa. Vediamo un po'. Atauros, cambia Pokémon. Vediamo come sta messo il team. Male, male, male. Sta messo il team, sta messo male. Atauros, allora facciamo così. Mandiamo Butterfree con Mesca. Iniziamo subito malissimo. Mi sono dimenticato di curare i Pokémon. È una cosa che un allenatore normale non sottovaluterebbe. Ma io non sono un allenatore normale. Io non sono normale proprio. Questo è il punto. Oh, che bella la musichetta. È allegra, non è di tensione, di lotta. È allegra. Che bello. Cos'era quello? Non lo so. Ok, però subito il contraccolpo. Sdoppiatore forse, non ho letto bene. Che ti mando contro, Tauros? Mankey, ovvio. Sei un tipo normale, tu. Che Zuffa sia a terra non mi interessa. Vai di breccia. Oh, è veloce. E colpisce forte e chiaro. Ok, è andato. Hey. Noivern. Oh, Noivern. Ho quello che fa a caso tuo, Noivern. Sei un tipo drago? Tipo drago sicuro. Forza lunare allora. Oh, Super Zanna, mi toglie mai la vita. Cavolo. Quanto odio quella mossa. È andato a segno. Leafeon. Per Leafeon ho Ramona che fa il caso tuo, Hau. Eccola qua, la mia Ramona.
E il tuo Leafeon. Quanto vorrei andare di veleno, Shock, non ne ho idea. Ma lancia fiamme ti farà mangiare il fuoco. Quello è il senso di lancia fiamme. L'attacco diminuisce. Va bene, sono attaccante speciale. Ah. Incineroar. Incineroar è buio fuoco. Cambiamo. Buio fuoco. Però questa cosa che l'avversario sceglie il tipo debole al tuo non mi è piaciuta questa volta. Per essere tranquillo, canto effimero, facciamo Sinfonia del Mare. Lui è più veloce, non mi frega niente se è più veloce. Vai, grande, è andata. Incineroar se ne va a quel paese. Uno potrebbe pensare, ma Andrelink, la lotta è stata cortissima, tu ti pensavi di fare una lotta lunga? In effetti sì. Mi pensavo che la lotta contro il campione sarebbe stata leggermente più lunga, ma poi ci sono i crediti. È quello che allunga tutto, ragazzi. È quello che allunga tutto. E... Emmete! Via! Oh. Forse non sarebbe servita Sinfonia del Mare, però... Va bene anche così, dai. Volevo essere sicuro. Crabominable. Ma Crabominable? Potrei anche mandare Ramona, veramente. Però mandiamo Mankey, dai. Ok. Breccia. L'unica cosa che posso fargli per fargli male è breccia. Aia. Oh. Vabbè, dai, un po' me l'aspettavo, Ma non che fosse veloce. Non mi aspettavo che fosse veloce. Mi aspettavo che facesse male. E allora, lancia fiamme! È andato. È finita! Ho vinto! Yeah! È fatta! Io e i miei Pokémon continueremo a impegnarci al massimo, qualunque cosa accada. È stato incredibile! Mi sono sentito totalmente in sintonia con i miei Pokémon. A quanto pare io e la mia squadra abbiamo ancora un po' di strada da fare per diventare i migliori di Alola. Che strana sensazione. Ho perso. Ma è stata l'esperienza più entusiasmante della mia vita. Non riesco a separare la frustrazione per aver perso dalla gioia per aver lottato con te. Insomma, è stato spettacolare. Fantastico, proprio come mi aspettavo, Andrea, Hau. Siete stati entrambi straordinari. Avete scelto le mosse giuste e le vostre squadre hanno lottato magnificamente. Oggi Alola ha un nuovo campione. Come ti ho già detto in cima al picco Oculani, i Pokémon e gli allenatori di Alola sono davvero fantastici. Il mio desiderio più grande è sempre stato quello di farli conoscere a tutto il mondo. Grazie a te e alla tua squadra, questo desiderio si è realizzato. Andrea Licaroc, siete straordinari. Grazie. È stato un grande onore assistere a una lotta così travolgente in questo luogo emblematico. Andrea, primo campione della Lega Pokémon di Alola. Il tuo nome e quelli dei tuoi fidati compagni verranno ricordati per l'eternità. We'll be right back.
È fatta. L'ultima lotta è giunta al termine. Andrea, il tuo profondo amore per i Pokémon ti ha portato fin qui. E grazie alla sintonia con la tua squadra hai conquistato l'onore più alto. I Birren e gli altri di Alola verranno a sfidarti per contenderti il titolo. Ehi Andrea, mi è venuta un'idea. Perché non facciamo una grande festa? Sono sicuro che tutti vorranno congratularsi con il primo campione di Alola. Il nonno mi ha promesso una festa in grande stile, indipendentemente da chi avrebbe vinto. Mi sembra un'ottima idea. E poi dobbiamo dare la notizia a Lilia. Forza, torniamo a Mele Mele. Molto bene, diamo inizio ai festeggiamenti! Rendiamo onore al primo campione della Lega Pokémon di Alola! Ave popolo!
Guarda come sono tutti contenti. E lo credo bene. Non capita tutti i giorni di poter celebrare il più grande allenatore di Alola. Stavolta ho perso, ma farò del mio meglio e imparerò a essere in totale sintonia con la mia squadra. E alla fine sono in grado di battere anche te, Andrea, il campione di Alola. Andrea. O meglio, campione. Mostra a tutti i tuoi fedeli compagni, i tuoi inseparabili Pokémon che ti hanno accompagnato in questa straordinaria avventura del Giro delle Isole. Tesoro, sei la stella di Alola.